Pronto? Pronto, pronto, pronto qui. Buongiorno. Sì. Buongiorno signora, mio figlio con una pallonata ha rotto tutti i miei regali di matrimonio e anche la preziosa cristallina dei miei antenati. Mi dispiace signora, ma mi dica cosa posso fare per lei. Vediamo un po'. Mi sono così inalberata che l'ho frastornato, azzuffiato, strappandogli mazzi di capelli. E quando ho finito mi sono ritrovata le mani piene di capelli. E ora questi capelli dove li butto? Io non sono molto d'accordo con questa cosa che lei ha fatto. Comunque se ha in mano quei capelli vanno buttati nell'organico, perché i capelli appartengono all'organico, appartenendo all'organismo umano. Quindi nell'organico, signora. Ah, e lei non è d'accordo? No? E vabbè, comunque lei faccia quello che crede, insomma, mette di... educativi con il proprio figliolo, eh? Ah, ma sì, volevo vedere proprio lei cosa deve aver fatto. Grazie e aspetti, 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 signora, aspetti. Pronto? Sì. Pronto, pronto. Signora, la signora di prima? Dell'azzuffiamento? Sì, sì. È lei? Senta un po'. Mi ha parlato di cristalli, ricordo bene, perché non avevo finito di dirle cosa ne deve fare. Abbia pazienza. Dunque, i cristalli li deve buttare, signora, mi sta ascoltando? Sì. Perché è importante. Li deve buttare, non mi raccomando, non nel vetro, perché il cristallo va buttato nell'indifferenziato, nel secco. Mentre se ci fosse qualcosa invece di vetro, va buttato nell'apposito contenitore per il vetro. Mi raccomando con i cristalli, stia attenta, Ok, grazie. Va bene. E arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Questa gente, non so che chiude le telefonate così senza finire di ascoltare. Telefono, mi disturbano. Devo sempre farmi le unghie. Adesso mi dica lei, vabbè. Comunque, ne riparleremo. Ecco a voi, Super Tina del...